Anna Catangelo è stata la protagonista della classica intervista doppia delle Iene. È proprio in quest'occasione che la cantante si è lasciata andare a delle rivelazioni piccanti. Nella puntata andata in onda ieri delle Iene, Anna Catangelo, nello spazio L'intervista doppia, ha rilasciato alcune dichiarazioni piccanti in merito al suo rapporto con Gigi D'Alessio. Come sappiamo, dopo una breve crisi, i due per fortuna si sono ritrovati. Ecco cosa si è lasciata scappare la ragazza di periferia. Le dichiarazioni di Anna Catangelo. La bellissima compagna del cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni piccanti sul suo compagno e del suo rapporto col sesso. Nella classica intervista doppia delle Iene la cantante napoletana ha confessato cosa le fa stare bene e ha affermato: per stare bene devo farlo almeno 3 volte a settimana, mi sorprendono nuove cose. In questa intervista, Anna Catangelo si è anche lasciata andare in una romantica dichiarazione nei confronti del cantante partenopeo. Il più bello nel mondo della musica è Biagio Antonacci, naturalmente dopo Gigi D'Alessio. Infine, la cantante ha raccontato anche della sua prima volta l'ho fatto in auto e dissi a mia mamma che ero a una festa. I nuovi progetti di Anna Catangelo. Un periodo decisamente positivo. Quest'ultimo per Anna Catangelo, che dopo la riconciliazione con Gigi D'Alessio, avvenuta quest'estate dopo un periodo di pausa, sta vivendo un momento prolifico anche dal punto di vista professionale. Oltre al debutto nel mondo della trap con il remix del brano Ragazza di periferia in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms, la cantante si appresta a lanciare il suo ultimo album, anticipato dal singolo Chiedere scusa. È di questi giorni la notizia dell'uscita del video del singolo La ragazza di periferia, girato in bianco e in nero, regia di Mattia Di Tella, che vede come protagonisti i due cantanti, Achille Lauro e Anna Catangelo.